La regione a guida Sedacchiani porta da 4 a 18 mini province, con un aumento di costi, con un aumento della burocrazia, con un'incertezza della macchina pubblica. Ma qua bisogna votare a favore, perché il capobastone, vice capobastone Serracchiani, ha ordinato questo. Non c'è possibilità di discussione. Malgrado, con la scusa che le scelte autonome del Consiglio regionale di Friuli Venezia Giulia non si toccano. Peccato che al Senato sono state ben che toccate, con l'introduzione di una modifica voluta da un senatore del Friuli Venezia Giulia, scelta della quale qui c'era la possibilità di fare una correzione. Ma anche un'altra volta, supinamente, l'onorevole Gigli si è detto contrario a quella modifica, benissimo, poteva votare gli emendamenti che andavano a sopprimerla. Invece la maggioranza ha votato contro l'eliminazione di quella modifica introdotta in Senato. Con la scusa che comunque la Regione Friuli Venezia Giulia avrebbe votato una mozione che non c'entra nulla con l'iter, che serve per andare a proporre le modifiche statutarie. Ma di cosa stiamo parlando? Una mozione può andare a risolvere un problema di intromissione da parte del Senato, da parte del Parlamento, nella stesura della modifica statutaria di Friuli Venezia Giulia? No, non prendiamoci in giro. È chiaramente una toppa messa male a un voto espresso dal Senato e confermato anche da quelli che oggi, come l'onorevole Gigli, si esprimono contrari a quella stessa modifica.